Allora, festeggiamenti che arrivano giustamente, gli si lascia spazio per questa importante vittoria, una cavalcata veramente strepitosa, però decisa all'ultima giornata. Rozzi. Sì, l'aspettavamo, noi ci credevamo dall'inizio alla fine, fatto sta che siamo sempre stati sopra, nonostante qualche difficoltà. Ce lo siamo meritato, anzi strameritato. Moncada, arrivano tanti gol, anche oggi veramente un gol magistrale. Vabbè, tanti gol, ma sempre grazie ai compagni, non sono derivati da me, ma soprattutto da tutta la squadra, ma soprattutto anche da De Simoni, che mi ha fatto fare di più dei miei gol sono derivati da lui. De Simoni, e a tutta la squadra. Capitano veramente a questo punto di lungo corso, una fascia data proprio nel corso dell'estate, voluta proprio da tutta la squadra, da tutta la società, e definito anche il miglior giocatore del raggruppamento. Grazie del migliore, ma è grazie ai compagni, è grazie alla squadra, è grazie all'allenatore che ci permette sempre di giocare al massimo delle nostre qualità, come Simone, che Simone anche oggi ha fatto la differenza come ha fatto in tante altre partite. E è incredibile quello che è successo, perché dalla prima partita abbiamo dimostrato subito con un 5-0 in casa che potevamo fare tanto, ce lo stavamo compromettendo da soli, invece abbiamo tenuto testa a tutte le altre, scontri diretti li abbiamo vinti tutti, abbiamo toppato qualche partita che eravamo troppo nervosi, però per il resto di scontri diretti l'abbiamo dimostrato che siamo i più forti, e questo è oggi il risultato che meritavamo, anzi forse qualcosina in più visto come giochiamo. 26 giornate sempre in testa alla classifica, qual è il segreto, se c'è stato il segreto poi? È la squadra, abbiamo degli under veramente ottimi che fanno la differenza ogni volta che entrano, il gruppo, la società, l'allenatore che è importante, abbiamo uno degli allenatori più forti nel Lazio, abbiamo proprio uno dei più forti, e poi tutto questo è grazie a lui. E veniamo assaliti naturalmente dal gruppo che sta festeggiando, comincia a salire, intanto cerchiamo anche di andare a catturare, facciamo anche vedere la maglia celebrativa di questa vittoria, intanto salutiamo tre di questi artefici, li conosceremo quasi tutti, vedremo di riuscire a portarli al nostro microfono. Grazie a De Simoni, a Rozzi e a Moncada, veramente colonne portanti di questa formazione, ma intanto aspettiamo l'arrivo degli under. Alessio Pulvirenti, Diego. Oggi c'è Diego Cimini e dovrebbe anche essere presente Giardina, se non andiamo errato arriva anche Alessio Pulvirenti, Cristian Giardina. Giovani chiamati a far parte di questa formazione. Giardina, come ti sei sentito ogni volta che sei stato chiamato in causa? Per me è stato un onore prima di tutto giocare comunque con giocatori di calibro come loro, che ci hanno accompagnato fin dall'inizio, ci hanno fatto crescere insieme a tutta la dirigenza, e tutto troppo bello. Pulvirenti, dimostri sempre un po' di veemenza nelle tue giocate, ma poi lo dimostri anche veramente che quando ci vuole veramente da mettere peso in questa squadra non ti tiri indietro. Sì, sicuramente sono un po' euforico nell'atteggiamento, però ho imparato grazie ai ragazzi più responsabili a gestire la rabbia e a trasformarla poi sul campo. Bene, allora a questo punto manca Giardino l'abbiamo sentito, ecco Cimini, Diego Cimini, manca poi anche un altro under. Diego Cimini, poco minutaggio però essenziale. È difficile, già ho gente come Richard e Simone, sono molto bravi. Quindi ritagliarsi degli spazi però è fondamentale. Per forza, durante gli allenamenti comunque mettiamo tutti la stessa grinta, e eppure è giusto che loro giochino un po' più di noi. Bene, ci ha raggiunto Alessio Cavoraletti, adesso raggiante. Allora mister, se all'inizio della stagione dobbiamo riuscire a catturare la sua attenzione, anche perché lui è molto richiesto, intanto cerchiamo di portarlo attorno alla nostra postazione. Alessio Cavoraletti, 26 giornate al comando della classifica, un distacco che si era portato fino a 5 punti, poi un piccolo incidente di percorso, mezzo passo falso, la squadra ha rimesso le pile, ha ricaricato le pile, e a questo punto, prego, vi passa di dietro, vi chiedo scusa, e
quant'era importante? Il presidente, diciamolo innanzitutto, non l'aveva chiesta la vittoria del campionato. No, il presidente si era avvolato basso. Buonasera a tutti. Il presidente ha volato basso, ma l'anno scorso su questo campo, dove abbiamo perso la Coppa come Nuova Florida, e presidente, sembra un caso che proprio in questo campo arriva la vittoria. Il presidente l'aveva detto l'anno scorso durante l'intervista che noi facciamo sempre, ha detto: ricordati mister, su questo campo vinceremo il campionato il prossimo anno. Quindi è stato profeta, e quindi siamo contentissimi. Voglio ringraziare tutti, questa è una vittoria che parte da diversi anni, parte da tanti anni indietro, ma negli ultimi due anni si è rafforzata di uno staff e di una dirigenza unica. Quindi è la vittoria, occhio con l'acqua ragazzi, è la vittoria di tutti, è la vittoria del gruppo, anche di chi non è potuto venire oggi, e li vorrei ringraziare uno per uno, lo farò negli spogliatoi come ho fatto in campo. Noi l'abbiamo fatto al termine della partita, abbiamo ricordato i 12 che hanno giocato quest'oggi, e compreso anche Matteo De Santis, impegnato per motivi di lavoro. Presidente, il sorriso adesso non si può assolutamente a questo punto. Questo è l'amore di tutta una società, è un sorriso molto emotivo, difficile da trovare le parole per festeggiare. E non so cosa dire, sono ragazzi fantastici, una stagione fantastica, e oggi abbiamo vinto il campionato, ci siamo meritati dall'inizio alla fine. E sono felicissimo e sono veramente orgoglioso di essere a capo di questo fantastico gruppo. Allora, un gruppo in campo, un gruppo dietro a dirigere tante situazioni, perché vogliamo ricordare tanti dirigenti che sono oggi tutti presenti, ma questo folto pubblico che vi ha seguito da Pomezia ha fatto tanti chilometri, erano circa un centinaio per festeggiare questa vittoria. A te ti direi, chiederei una domanda un po' delicata, un po' difficile, se dovessi dare una dedica a questa vittoria, oltre che a te personalmente, a chi potresti dedicare questa vittoria? Dedico questa vittoria a tutte le persone che ci sostengono, tutte le persone che tutti i giorni, tutti gli allenamenti sono con noi, e dirigenti, staff, in particolare al mister Caporaletti. Allora noi ritorniamo, lasciamo il presidente perché è richiestissimo dai festeggiamenti dal suo gruppo, Alessio Caporaletti. Tanti anni a seguire questi campionati, l'anno scorso una vittoria che è sfuggita proprio, diciamo, non proprio nelle battute finali, si è venuti qui a Terracina perdendo una finale con una squadra che poi anche quest'anno vi ha dato filo da torcere, una grande battaglia, un campionato che torna ad essere qualcosa di veramente interessante, il campionato di Serie C2, con una vetrina importante per i giovani. Hai voluto al tuo fianco ancora una volta una persona molto importante, Giovanni Contardi, che lui ama espressamente essere chiamato Gianni. Noi cercheremo di andare a catturare la sua attenzione. Quanto è importante questo rapporto nel lavoro? Guarda, io con Gianni collaboriamo insieme da credo 15 anni, dai settori giovanili, prima a Tor Vaiani Calta, Nuova Florida, Mirafin. Ripeto, questa è una vittoria che viene da lontano e Gianni sta con me dal primo giorno del gruppo che ha iniziato con noi nella Serie D. C'è Carioti, c'è Contardi, non posso dimenticare Bragaloni che comunque è stato con noi, Simolo. Ecco, è un altro giocatore che abbiamo dimenticato. Noi, ecco, tutti i ragazzi che hanno sempre dato il fritto, hanno sempre dato l'anima. E vincere non è mai facile, questo è stato un girone complicatissimo. Noi l'abbiamo sempre detto, dietro a noi non mollava nessuno. E complimenti all'Eagles che ha tenuto vivo il campionato fino all'ultima giornata. Noi abbiamo messo del nostro per cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo sopperito a tanti, tanti fattori come fanno tutte le squadre. Quindi siamo stati contenti, quando abbiamo perso non ci siamo pianti addosso, ci siamo rimboccati le maniche. Ripeto, abbiamo uno staff di prim'ordine, Maggi, Capone, Petteruti, Attenni, Mantecazza. Non potevamo non centrare questa bellissima vittoria, oggi era troppo importante. Io ringrazio tutti i miei ragazzi, dal primo all'ultimo, come io gli ho scritto sul gruppo, era importante che venivano oggi tutti qui. E ripeto, questa è la vittoria di tutti quanti noi, non di uno o due giocatori in particolare, e se la sono meritata, sono stati veramente bravi. Ringrazio la mia famiglia, a cui tolgo tantissimo tempo per questo sport che io amo. E il ringraziamento più grande? Il ringraziamento più grande va sicuramente alla mia figlia, a mia moglie che è incinta, alla mia bambina,
e poi un grande grande grazie al presidente. Io non ho mai voluto vincere al di là di tutto, ho sempre preferito giocare bene. Come ho detto al presidente, quest'anno volevo vincere per lui, perché se lo merita veramente, è una persona che ci mette tanta passione e meritava questa vittoria. Grande Andrea De Stefano. Allora, Massimo Caringi, presidente storico di questo Sporting Terracina, arriva una sconfitta, ma non arrivano neanche belle notizie dagli altri campi, più che altro che interessavano a voi, soprattutto perché c'è una vittoria, un match non disputato per impraticabilità di campo. All'attualità sembra che voi dovreste giocarvi il play-out, ma la cosa, diciamo, positiva per voi, che vi fa sorridere, poterlo giocare qui in casa. Questo Sporting Terracina però ha fatto veramente tanto in questa stagione, soffrendo, ma ha comunque fatto vedere buone cose. Ma io partirei dall'ultima che ha fatto buone cose. Secondo me no, io sono molto rammaricato, perché questa squadra, come era stata creata e con i calciatori che abbiamo preso, non doveva stare a queste condizioni di classifica. Gli errori mi li prendo io, perché le responsabilità le prendo io, perché comunque, essendo primo dirigente, bisogna prendersi le responsabilità quando ci sono, e a me piace fare così. Poi quando ci sono quelle poche soddisfazioni, è giusto che le prendano i ragazzi. Dovevo avere più coraggio e a sistemare qualcosa a livello di tecnico. Lo dovevo fare prima, l'abbiamo fatto con tanti mesi di ritardo, perché sicuramente non stavamo a queste condizioni. Devo dire pure che la colpa non è soltanto della gestione tecnica, che qui, come tu ben sai, ogni tecnico che abbiamo preso non è mai stato né influenzato e né ci siamo mai permessi di dire qualsiasi cosa quanto riguarda la questione tecnica. Bravissimo, proprio pieni poteri. Però la responsabilità ce l'ha la squadra, perché comunque sia alcuni calciatori, nei momenti che dovevano dimostrare di esserlo, non lo hanno dimostrato, non si sono presi le responsabilità che si devono prendere. E quando vai, con tutto il rispetto per il Flora, ma quando vai a giocare una partita per te decisiva a Flora e ne esci con le ossa rotte, e non te la puoi prendere con nessuno, né con i tecnici né con l'arbitro. Poi andiamo sempre a cercare le scuse. Io non ho ancora sentito, parlo dei miei, sia a livello di dirigenza che di calciatori, ma forse è colpa mia, forse ho sbagliato qualcosa. Non l'ho mai visto, non l'ho mai sentito. Sono molto rammaricato, perché comunque sia non dovevamo arrivare a queste condizioni, a questo punto di classifica, ma anche e soprattutto per i ragazzi che hanno dato l'anima e hanno avuto poco spazio. E quindi parole precise, chiare, chi vuol capire capisca. Lui è chiaro, giustamente così. Lo ricordiamo, Massimo Caringi, storico, l'abbiamo detto, non per altro. Se ci prendiamo in giro a questi livelli, vuol dire che non abbiamo capito niente, no, del calcio, non abbiamo capito niente della vita. Presidente, rapidamente chiudiamo, però, per dire una cosa: lo Sporting Terracina esce sconfitto da questa battaglia, da questa vittoria. Complimenti a loro, perché noi abbiamo giocato contro, a mio giudizio, la migliore in assoluto del campionato, perché comunque è una squadra che hanno persone esperte. Ti cito soltanto alcune: hanno 3-4 elementi che ti portano al nervosismo, ti fanno il falletto. Noi no, noi protestiamo. Tant'è che noi siamo usciti con 8 ammoniti e loro 1, se non sbaglio. Esatto. Questa è la differenza del calcio. A calcio si gioca con i piedi, non si gioca con la testa, voglio dire, non con la bocca. I risultati poi sono questi. Presidente, allora dicevamo, io l'ho anticipato, però vorrei che le parole uscissero dalla bocca soprattutto di Massimo Caringi. Noi l'abbiamo sentito prima della partita. Un piccolo pensiero, ma fondamentale: lo Sporting Terracina perde questa partita. Non ha perso il campionato, perché non l'ha perso. Lo Sporting Terracina soprattutto continuerà a resistere.
Presidente? Ma è una domanda che mi fa sorridere, perché guarda, io ti porto nella mia vita privata, insomma. Io li dico spesso con mia moglie e con i miei figli, perché chi te lo fa, insomma, le solite cose. Io finché ne ho voglia e volontà, e qualche amico mi segue, io questa cosa la faccio, perché io lo faccio per sport, non lo faccio né per interessi personali né per altri fini. Ecco perché io mi piace di essere così colorito, spontaneo. Chi mi vuole mi apprezza e chi no, in un certo senso è come il primo amore, non si scorda mai. Buongiorno e buonasera, per me non cambia niente, e mai porto rancore verso una chicchessia persona.